Barbara D'Urso pensa al lavoro, novità in vista per Pomeriggio 5. Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ancora al lavoro? Barbara D'Urso ha chiuso venerdì scorso Pomeriggio 5, mentre Domenica Live si è conclusa a inizio giugno. La conduttrice di Canale 5 è tornata però ieri a Cologno negli studi del suo rotocalco quotidiano, portandosi dietro una lieve malinconia. Tanto per cambiare sono a Cologno anche oggi, ma guardate che tristezza, tutte le telecamere del mio studio, tutte parcheggiate qui, smontate e i miei monitor. Sono state queste le parole di Barbara D'Urso che con una diretta su Instagram ha mostrato le immagini di telecamere accatastate. La conduttrice di Canale 5 è tornata così negli studi di Pomeriggio 5, anche se non ha svelato il motivo della sua visita domenicale a Cologno. Non è da escludere l'eventualità che la stacanovista di Canale 5 sia stata impegnata proprio per definire alcuni dettagli sulla prossima stagione di Pomeriggio 5. Programma che tornerà in diretta a settembre. Cronaca, attualità e informazione continueranno a pennellare sicuramente la prima parte del rotocalco dell'ammiraglia Mediaset. Le vacanze sembrerebbero essere state rimandate ancora per qualche giorno per Barbara D'Urso, che continua ad essere attivissima sui social mantenendo intatto il legame con il suo pubblico anche a telecamere spente. La conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, continua a rendere partecipi i fans sui social riguardo i suoi spostamenti. Barbara D'Urso nostalgica pensa ancora a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso è apparsa particolarmente nostalgica su Instagram. Nella sua ultima diretta infatti la conduttrice non ha nascosto una leggera tristezza nel vedere le telecamere di Pomeriggio 5 spente e accatastate. Venerdì scorso la conduttrice ha chiuso il rotocalco di Canale 5, ringraziando il pubblico per gli ascolti record di questa stagione. A settembre Pomeriggio 5 e Domenica Live torneranno in onda dopo la pausa estiva. I prossimi mesi serviranno comunque alla macchina organizzativa delle due trasmissioni di punta di Canale 5 per sistemare alcuni tasselli e definirne la struttura. Pomeriggio 5 continuerà a seguire le puntate de Il Segreto con una prima parte di attualità e un segmento finale dedicato al gossip e allo spettacolo. Non è escluso che per Barbara D'Urso possano aprirsi le porte anche di altri programmi. Dopo il successo del Grande Fratello 15, la stacanovista di casa Mediaset potrebbe, a ragione, essere riconfermata al timone anche di una possibile 16ª edizione del reality. Il GF 15 si è chiuso infatti lo scorso 4 giugno con ascolti record, soprattutto considerando il periodo di messa in onda che ha coinciso con la fine della stagione televisiva 2017-18. Caratterizzata generalmente da un calo d'ascolti generale.